comitato d'onore, mi onora di essere presidente, spero di poter fare al mio meglio, ma soprattutto è un comitato che vive questa dimensione sportiva in senso pieno, con un territorio che risponde, è già pronto e sta iniziando a preparare tutte le migliori offerte sia per il Giro che per i nostri ospiti. Quindi viva lo sport, viva il ciclismo e viva Cuneo. Assessore, allora chi vince questo Giro d'Italia? Ovviamente la regione Piemonte e il nostro territorio. Un comitato che, come vedete dai nomi, è escluso il mio, perché per carità, comunque è un comitato che raggruppa tutte le forze, tutti gli enti del territorio, cioè una squadra che darà sicuramente un buon risultato, perché come si è già visto in passato sono tutti enti e tutte le fondazioni, la provincia, la regione, tutto, che metteranno del suo e faranno fare una gran bella figura alla provincia di Cuneo, alla tappa Abbiategrasso Prato Nevoso e anche un po' al comune di Frabosa Sottana, che ci mette il territorio e ci mette tutto un po' del suo. Un gioco di squadra virtuoso fra i vari enti della provincia di Cuneo e la regione Piemonte. Non solo il comune di Frabosa, Sottana, non solo l'ATL, non solo la Fondazione CRC, ma anche l'associazione di tutte le casse rurali, la Camera di Commercio, le associazioni di categoria, i vari comuni interessati dalla tappa, l'associazione turistica del Mondolè, per un sistema virtuoso che offrirà il 24 di aprile alle ore 20 al Palasagra di Frabosa a Sottana la presentazione della tappa con i grandi campioni e con i giornalisti di settore che ce la racconteranno. E poi i vari appuntamenti che ci avvicineranno al 24 di maggio, quando nella quart'ultima tappa del giovedì l'Abbiategrasso Prato Nevoso speriamo si decida la maglia rosa e sicuramente però ci regaleremo una grande giornata di sport, di turismo e di spettacolo. Accendete la TV, guardate le nostre montagne il 24 maggio, ma se volete divertirvi e sentire l'emozione più forte, venite sulle salite che da Frabosa portano a Prato Nevoso e sicuramente tornerete tutti a casa con un bel sorriso. Lo sport qui in provincia di Cuneo è veramente una cosa eccezionale, viene seguita da molte persone, ma soprattutto io penso come amministratore che partecipare a un evento come il Giro d'Italia va nella direzione di promuovere e valorizzare un territorio, quindi cosa più bella che è quella di seguirlo, soprattutto a livello passionale, a livello sportivo e a livello di territorio. Una grande squadra che rappresenta tutto il territorio, un'altra volta una grande dimostrazione da parte di tutto il territorio cuneese della capacità di fare sinergia, di fare sistema, di fare squadra per riuscire a ottenere questi obiettivi che sono importanti verso la promozione del nostro territorio. Il 24 aprile una grandissima presentazione a Frabosa Sottana con tutti i campioni presenti, addirittura l'intera stana che quel giorno proprio verrà a provare la salita di Prato Nevoso. Significa che probabilmente quella tappa potrebbe essere una delle tappe decisive del prossimo Giro d'Italia. E allora brindiamo il territorio. Viva Cuneo!